momento della rassegna stampa, vi presento subito i nostri ospiti, andremo subito a vedere anche i titoli dei giornali. Nicola Graziani, benvenuto. Buonasera. Benvenuto anche a Ettore Colombo. Buonasera. E collegato con noi c'è anche Luca De Carolis, benvenuto. Buonasera a voi, buonasera. Mattino di Puglia e Basilicata. Carino il titolo, non passa lo straniero. Michele Emiliano ferma Salvini, flop della Lega, ultimo dei partiti di centrodestra che invece svetta con Meloni, seconda solo al PD. Il voto disgiunto dei 5 Stelle aiuta il governatore uscente che aveva promesso di vincere anche per loro e per i renziani che con Scalfarotto ottengono un misero risultato di dispetto. Il referendum della svolta, la riforma elettorale non sarà facile sia per la maggioranza che per il centrodestra. Diviso. E io dicevo che questa vittoria larga non poteva essere perché evidentemente i sondaggi non corrispondevano alle sensazioni. Invece qui le persone in carne e ossa hanno fatto i sondaggi meglio degli istituti di previsione. Regionali, oggettivamente la Toscana, e lo dico da toscano di Camaiore in provincia di Lucca, ma il problema è che Salvini è riuscito a trasformare quella che Berlusconi avrebbe presentato come una grande vittoria in una grande sconfitta. Mi spiego molto meglio. 5 anni fa, nel 2015, l'allora candidato riconfermato della sinistra, del centro-sinistra, Rossi, ebbe il 51%, il centro-destra era diviso. Con due candidati, quello leghista ha preso il 20%, quello di Forza Italia ha preso il 9%, oggi hanno insieme il 40%. Nonostante questo, Salvini è riuscito a dimostrare che, come dire, ha delle inconsistenze, delle pesanti inconsistenze politiche su cui dovrà riflettere in futuro. Guarda, secondo me abbiamo, seguendo un po' la giornata di oggi e quindi in cui noi commentatori abbiamo detto un po' di tutto, secondo me abbiamo un po' troppo sottaciuto invece proprio il dato che tu evidenziavi dei governatori. Cioè, alla fine queste erano le elezioni regionali, la gente lo sa. Noi viviamo ancora in un'epoca Covid e secondo me, invece a livello di chiacchiericcio politico parlamentare di palazzo, compresi noi giornalisti, abbiamo letto e interpretato queste elezioni come elezioni in cui dovevamo vedere cosa faceva Zingaretti, cosa Salvini, cosa la Meloni, cosa Renzi. Invece gli elettori le hanno interpretate come elezioni ancora di epoca Covid, premiando fortemente governatori che hanno preso dei risultati clamorosi anche a livello di liste. Se c'era Rossi in Toscana, secondo me sarebbe stata proprio una passeggiata per Rossi, che ha un indice di gradimento altissimo. Sono mancate le Marche, perché era l'unico governatore che era molto discusso per come aveva agito durante il regime del Covid. E quindi secondo me siamo ancora nella testa degli elettori sull'onda lunga della gestione della pandemia e di governatori e liste di governatori che vengono molto premiate. E abbiamo guardato poco questo aspetto e tanto l'aspetto dei voti ai partiti, dei risultati dei leader. Dopodiché, ovviamente, ci sono dei vincenti e dei perdenti tra i Tra leader poco. politici. Adesso va letto più nella sua valenza di voto territoriale, degli amministratori, di quelli che sono stati gli uomini del fare in questi ultimi mesi di emergenza. Sì, questo è un dato che emerge abbastanza classicamente da questo voto, ma al di là del fatto, sicuramente il fatto che i governatori siano stati premiati è evidente, con i numeri che hanno smentito anche le attese, o meglio le paure della vigilia, forti soprattutto nell'ambito governativo, soprattutto in ambito PD. Sembrava che queste regionali potessero aprire, spalancare le porte di un congresso anticipato del Partito Democratico in caso di sconfitta contemporanea in Puglia, addirittura nella Roccaforte Toscana. Io invece cosa non andare molto diversamente. Però c'è anche un fenomeno che ha una valenza nazionale. Ossia che c'è una forte bipolarizzazione del voto, nel senso che molti elettori, per esempio, del Movimento 5 Stelle, evidentemente hanno fatto ricorso al voto disgiunto, o meglio al voto utile, andati direttamente a votare per il candidato del PD o per l'SPD. Adesso poi vedremo, insomma, i numeri di flussi, insomma, da qui alle prossime ore.